prima devo fare una cosa che odio, una premessa. Io purtroppo ho una grandissima difficoltà a ricordare i volti e i nomi, che non è per alterigia né per indifferenza verso le umane genti, ma è semplicemente una tara familiare. Cioè io, no è vero, vi vorrei far assistere alle scene tra papà e mamma che si svolgono in questa maniera. Papà dice: ti ricordi quella che ha sposato quello che c'aveva il negozio in quella via, che c'aveva l'amico che il nome iniziava con la P? Manco Bartezzaghi costruirebbe rebus simili. Possiamo staccare un attimo la ripresa? Proprio un secondino. Staccata? Renzi. Cioè, avete presente quella cosa fiorentina che si chiama Renzi? Pensate che c'è una lettera di San Paolo, che non so perché non la fanno mai leggere in chiesa, in cui un vescovo, che è tipo Sat 2000, no? Stacchiamola questa, che dici? C'è Papa Francesco, giusto, simpaticissimo. Che stavo dicendo? It feels like
Vedo solo un'umanità intenta a distrarsi, che si crea illusioni per eludere il peso della sua inaccettata fragilità, sottomessa al nulla che la uccide. Non puoi amare nessuno, né concepire una qualsiasi forma o idea dell'amore. Sei infatuata solo di te stessa. Mi sembrava, insomma, questa frase, questo pensiero, che veramente possa riuscire a sintetizzare poi l'esperienza dello spettacolo dopo la tempesta. C'è proprio un'umanità così, che sembra che sia chiusa, completamente chiusa, non noi qui nel carcere, proprio un'umanità rinchiusa, dentro dei cliché, delle abitudini, dei modi di essere, in un momento storico dove sembra che parole l'utopia, provare a immaginare qualcosa d'altro, una casa, il festival che stanno dedicato alla città ideale, sembra che siano parole completamente abusate, sembra che non si possa immaginare più nulla. Così da quella fonte da cui pareva nascere il conforto, trabocca lo sconforto. Evidente che questo lavoro cerca, usando in questo caso un grande scrittore come Shakespeare, per dire che forse bisogna fermare tutto e ripensare tutto, bisogna veramente ripensare tutto, ogni singola parola, ogni singolo movimento che noi facciamo. Visioni oniriche che si sovrappongono, azioni o inazioni, azioni che non si compiono, che si stanno per compiere e si interrompono. Noi abbiamo ipotizzato invece personaggi come se fossero, appaiono e sono l'ultima, loro sanno, questi personaggi, in questa situazione è l'ultima volta che diranno quelle parole, proveranno a dire ancora delle parole, dopo di ciò spariranno, finirà, perché la ricerca che sta facendo questo personaggio è quello veramente di trovare altro, sta cercando altro. Questo personaggio saresti anche tu all'interno della... Sarei io all'interno, ma noi abbiamo pensato che è una sorta di capocomico, potrebbe essere lo stesso Shakespeare in qualche modo, che è arrivato alla fine della sua carriera, in questo senso, dopo la tempesta, infatti il titolo ha ripensato tutto quello, si è guardato indietro, ha ripensato tutto quello che ha scritto, che ha fatto, e si è reso conto che fondamentalmente forse ci consegnava questa umanità veramente così disegnata. E che invece condannata al suo ruolo, ai suoi caratteri, alle sue modalità, e che invece bisognava ipotizzare un'altra possibilità più fluida, cioè rimettere una fluidità in quell'umanità. Chiudo con una tua frase, sempre da questa riflessione che tu hai scritto, ovvero: un giorno, anche molto lontano, l'uomo si libererà delle paure e dei lacci che lo legano. Io lavoro alimentando quest'idea che viene da lontano e va molto oltre la nostra esistenza attuale. Detta in altre parole, quest'idea qual è? Ma è l'idea, secondo me, di credere in quello che stai facendo, no? Come questo luogo. Sapendo che forse immediatamente tu non puoi prendere immediatamente i frutti di quello che tu stesso stai facendo, e bisogna lavorare pensando che tutto ciò forse si realizzerà, ma anche tra mille anni e anche oltre. Che poi forse è stato un po' il dramma di questo secolo, soprattutto di questo secolo, io credo, cioè il fatto di che pochissimi hanno lavorato in una dimensione di proiezione nel tempo. Sempre questo fatto di ottenere tutto subito, di non pensare. Questo veramente è una cosa che sembra che tu lavori per immediatamente avere dei risultati tu personalmente. Questa è una visione molto limitata. Secondo me è stato anche il senso di fallimento, come dicevi tu, di tante utopie. Vanno coltivate guardando molto lontano, quindi lavorare e non pensare di ottenere subito. Chissà perché, infatti, c'era a un certo punto, 2000 e passa anni fa, e poi torno sempre lì, un signore dalle qualità divine, per chi crede, che a Gesù Cristo, che molto spesso si ritrova a dire ai suoi discepoli: ci sono cose che non vi posso dire adesso, che non vi posso spiegare adesso, perché non siete in grado di comprenderle.
Comprendo, sì, sì. Questo io sono assolutamente d'accordo. Non siamo proprio in grado di... Sì, esatto. Cioè, sì. No, nel senso che non siamo in grado. Assolutamente. Siamo troppo piccoli. Per... Assolutamente. If you could look inside my life and use my eyes, would you pity me? Would you see the desperate nights and all the lies that brought me to my knees? I keep thinking that I have to make you fall the way I fell from your betrayal to bring me peace of mind. I won't let you move along, just walk away and wear a cape like you're some hero. Can't hear love 'cause we're at war, and revenge is so loud, and the drums are so proud. But I'm in a cage, and now I hear mercy say I'm here now. And it's the only way, yeah. But revenge is so loud, and the drums are so the only way out. Io vi chiederei di raccontare lo spettacolo in poche parole, o perlomeno, se proprio è così impossibile da raccontare, di dire almeno qual è il frame, cioè qual è la struttura dentro la quale avete tentato di ingabbiarlo, no? Non so se... La domanda è giusta e credo non sia difficile rispondere. La cosa difficile è questa: noi abbiamo cominciato a interrogarci su questo titolo, Tutto quello che so del grano, e in effetti sarebbe molto difficile rispondere a questa domanda, ma rispetto allo spettacolo è veramente successo che, interrogandoci su questo titolo, che è un po' come dire tutto quello che so di me, del mondo, della vita, un po' grande come argomento, è veramente successo che in quel periodo abbiamo litigato e che questa litigata tra questa coppia antica, come penso sia normale succeda, finisce con delle cose anche pesanti. Cara Paola, sono più di 30 anni che stiamo insieme, 30 anni di vita comune, per sentirsi dire non ti sopporto più. Guarda come ti sei ridotto. Sai cosa dicono di te? Sei vecchio, dimostri 10 anni di più. Non ti riconosco più. Non ti riconosco più, sei vecchio, non ti voglio più vedere. E che questo seme della discordia, in fondo, ti spinga a scavare ancora più a fondo, per cui da questa litigata nasce una lettera che io scrivo a Paola, che si va a mescolare nello spettacolo con una serie di testi che lei ha scritto su tutti i suoi ricordi del grano. E nello spettacolo c'è anche la focaccia, perché è vero che io mi sono messo e ho detto, in questo tempo, mentre lievitava la focaccia che stavi preparando, io scrivevo a Paola. E perché tra una lievitazione e l'altra io posso scrivere e dirti tutto. E le dicevo tutto quello che so del grano, tutto quello che so della nostra storia, perché poi il due, un uomo, una donna, comunque un plurale come il chicco di grano, racchiude in sé un universo. E quando parliamo di noi, forse parliamo di tutto. Tutto quello che so, tutto quello che penso. Così quando vorrai andartene, finire questa relazione insopportabile, questo tormento, potrai portare con te questa lettera, che sembra il testamento della stupidità,
il testamento dell'incapacità di essere felici, perché c'è sempre un'occasione perduta, un traguardo mancato, un obiettivo fallito, un errore, uno sbaglio, una pigrizia, perché avremmo sempre potuto fare di più, fare meglio, fare prima. Paola, scusami, però secondo te perché questa discordia che è capitata, come ne possono succedere tante, tra tante coppie, in tante situazioni diverse? Intanto, perché ha fatto scaturire una creatività e invece non si è chiusa, come spesso avviene, e purtroppo, con dei rancori che mettono a tacere tutto e creano dei fiumi carsici poi dopo sotto, no? Ma perché il teatro è una grande salvezza per noi. E quando il teatro è tornato nella nostra vita, mica l'hai fatto, no, da sola, l'abbiamo fatto insieme, abbiamo costruito il nostro teatro in mezzo, sì, ai nostri campi facendo i muratori, e insieme... Sì, abbiamo creato i nostri spettacoli facendo gli artisti. Quando nell'89 siamo andati in campagna, in fondo abbiamo ritrovato un nuovo teatro, e questo teatro ci aiuta anche a vivere, a riflettere sul mondo. E questa litigata, quindi il teatro ci ha aiutato nel superare questo momento, ma è diventato anche un'occasione per riflettere, partendo da noi, su un mondo in grande difficoltà, su delle anime, su delle persone che sono in grande difficoltà oggi. Perché solo quando ci fai teatro, la vita, la morte e tutto quello che ci sta in mezzo hanno un senso, servono a fare un monologo, e questo basta. 15 anni fa, anche forse più di 15 anni fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta, io vi ho conosciuto in occasione dell'ormai mitico, lo dico senza piaggeria, ma perché è un dato di fatto, storico, mi riferisco, dicevo, al ormai mitico Teatro da Mangiare, no? E lì fu una splendida occasione per riflettere sul processo vita-morte di cui il teatro diventava metafora, no? E si intersecava perfettamente con il processo vita-morte che avviene sempre nella natura, e in quel particolare caso nel cibo, nella farina, no? Vi ricordate? Cioè, vi ricordate, voi ce lo insegnate, ce lo insegnate più che altro, e no, continuate a farlo. Ecco. E sono passati tutti questi anni, oggi vi ritrovo ad entrare in quel territorio d'ombra molto rischioso ma necessario del confine fra la vita e il teatro, sulla quale vi interrogate. Cioè, alla fine anche dello spettacolo arrivate a porla questa domanda a voi stessi e a noi, e questo confine che non si capisce più qual è. È un territorio, ripeto, rischiosissimo. Come vi state muovendo e perché siete arrivati a questo punto? Allora io chiedo a voi, qual è il confine tra il teatro e la vita? Il problema è questo: il teatro lo facciamo perché? Perché è un momento di vita, e in quel momento possiamo vivere qualcosa che in quell'altra vita, quella quotidiana, non c'è. Per questo chiamiamo il teatro rito, perché assomiglia, al di là delle culture, a quelli che sono i riti religiosi, sciamanici, cioè è un momento particolare. Allora, noi in Occidente siamo arrivati a un punto che o facciamo merce di questa cosa o proviamo, giocando con la nostra cultura e rischiando sulla nostra cultura, a farne un momento più alto nel senso di rituale. Paola, però rimaniamo in questa cosa, ma mi permetto, con molto rispetto, però, di farti una domanda provocatoria. Mia madre è morta mentre stavamo facendo uno spettacolo al Teatro Sociale di Alba il 19 ottobre 2003. È una data che tu hai condiviso con noi. Certo. Su questo, che è una data dolorosa, no? Perché si percepisce benissimo che in quel momento non stavi ricostruendo qualcosa, o lavorando fittiziamente, ma ci stavi appunto comunicando un dolore che hai vissuto, quello della perdita di tua madre, mentre facevi spettacolo, facevi teatro. Che spettacolo. In questo caso, il teatro ti ha impedito, questa la provocazione, ti ha impedito di vivere un momento di vita piena, fondamentale, che passa e non torna più.
Eppure quel giorno, quel 19 ottobre, io avrei potuto tenere acceso il telefono, interrompermi, rispondere e ricevere in diretta la notizia della morte di mia madre. In questo caso ti è capitato di odiare il teatro? Hai attraversato questo momento di odiare il teatro perché ti ha impedito di vivere quel momento irrecuperabile? No, odiarlo no, diciamo che mi ha lasciato dentro questa amarezza del caso. Mi sono sempre detta, ma perché doveva proprio capitare quel giorno? Ed è una cosa che non riesco a dimenticare e che mi ha dato tanta l'occasione per riflettere su queste due cose. Un'altra cosa che ho sempre riflettuto e vi ho sempre pensato, anche se non ci siamo mai sentiti in tutti questi anni, ogni volta che vedevo una cosa che io, anche nei confronti dei quali mi viene l'orticaria, tutti i famosi cooking show, i show sulla cucina. Ok, anche io ho quella reazione, perché la cosa che cercavo sempre di spiegare poi a chi mi vedeva reagire come hai fatto te di fronte a queste manifestazioni è di riportare un po' il vostro esempio. Vi rendete conto che cosa passa di malefico attraverso quel cibo, costretto alla competizione agguerrita? Sei vegetariano? No. Sei vegano? No. Sei fruttariano? No. Sei crudista? No. Allora non sei interessato. E che qualcuno tira le cose dove non sono, da una parte dove non sono. Tutte queste verità, questi reality attorno alla cucina, tutte scatenano dei sentimenti, secondo me, un po' perversi, anche offensivi nei confronti di... Cioè, il cibo è un nutrimento, punto. Ha detto bene, il cibo è nutrimento, il di più cosa può essere? Un nutrimento che crea relazione mi sta bene. Certo. Nutrimento che crea piacere, va bene anche quello. Anche ma nutrimento che gara, fa gara, lotta, guerra, pornografia. È pornografia, esatto. Non importa se questa focaccia l'ho fatta con la farina di grano tenero o la semola rimacinata di grano duro, senatore Cappelli. Se è macinata a pietra e quale lievito ho usato? Perché l'unica cosa che conta è che questa focaccia l'ho fatta per te. Ecco, questo è tutto quello che so del grano. Al suon della tua voce lungamente sognai, e della terra ogni affanno, ogni croce in quel giorno scordai. Io oggi vi parlerò dei concittadini ideali. Voi sapete che questo festival è dedicato città ideale. Caro ideale. Come funziona questa serata? Un istante a sorridermi ancora. La serata avrà un andamento rapsodico, che è l'aggettivo che noi intellettuali usiamo per dire che sarà a caso. Allora, all'esame c'era la commissione schierata su questo tavolo lunghissimo, c'era questa commissione, tutti i professori, e ognuno ti faceva una domanda. L'unico che non mi faceva domande era un personaggio che era seduto al centro e come definirlo, sembrava una sorta di tricheco catatonico, completamente immobilizzato, un po' corpulento, con l'occhio a mezz'asta, che non faceva nessuna domanda. Quindi io continuo con l'esame, va tutto benissimo, i professori che sorridono compiaciuti, io mi alzo, faccio per uscire, faccio due passi e sento questa voce. Giovanotto, ve la prendete a male se vi faccio una domanda anch'io? Era il tricheco catatonico che poi ho scoperto essere Andrea Camilleri.
Quindi io mi riavvicino e lui mi fa questa domanda, mi dice: avete letto l'Amleto? Figurati, m'offendi, lo so a memoria. Vi ricordate la scena in cui Amleto cammina nel cortile con un libro in mano, arriva Polonio e domanda che leggete e lui risponde: parole, parole, parole. Certo che me lo ricordo. E il libro è? Come che il libro è? Mi è presa un'ansia, dico, ma vuoi vedere che c'è una didascalia che dice che il libro sta a leggere l'Amleto e in 10 anni che lo leggo non me la ricordo. Non faccio più la voce d'Andrea perché sennò mi sgarro. E lui fa: no, no, tranquillo, non sappiamo che libro è, ma con la fantasia, inventando, secondo te, che libro è? Io dissi qualcosa di in vero condo e lui dice: guarda, secondo me no. Dove ha studiato Amleto? A Wittenberga, bravo. Che è successo a Wittenberga su per giù in quel giro d'anni? Che è successo? Chi se lo ricorda? Coso là, come si chiama? Lutero ha scritto le tesi? Dice sì, su per giù sì, ma non è questo. Su per giù in quel giro d'anni Erasmo da Rotterdam dà alla stampa l'elogio della follia. Che cosa sta leggendo Amleto? L'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. E da qui tu capisci che Andrea era un giallista perfetto. Allora, il mio concittadino ideale è anche colui che si domanda delle domande, se vuoi anche stupide, delle domande non logiche. Sapete come è nato l'inizio, diciamo, della fisica quantistica? C'è un signore che si chiama Niels Bohr, simpaticissimo, che un giorno vede un film western e si fa questa domanda: ma è fisicamente possibile, da un punto di vista scientifico, che il cattivo estrae la pistola per primo e il buono che estrae per secondo lo ammazza? Si è posta questa domanda, ti giuro, un genio, si è posta questa domanda e ha detto che in termini di fisica quantistica, essendoci universi paralleli, è possibile. Di solito il pensiero comune dà alla parola utopia un'accezione comunque negativa. In qualche modo sia questo festival e anche un po' il percorso che tu hai fatto, no? Con la tua chiacchierata, appunto rapsodica come definita, sui concittadini ideali, sembra invece propendere verso un posto, un luogo, un percorso, un incontro che invece può essere ideale, può essere buono e positivo, e quello che è avvenuto anche nella tua vita sia artistica che insomma personale. Sì, io credo che l'utopia sia obbligatoria, nel senso non c'è neanche tanto una questione di scelta, nel senso che se noi non tentiamo un qualcosa per il meglio, se noi non ci affidiamo ai valori che sono la compassione, che sono la solidarietà, che sono l'amore, che sono l'andare incontro all'altro, non capisco che senso abbia vivere. Che cosa fece poi? Uscendo dalla porta, ma veramente sulla soglia, quasi di spalle, disse questa frase. Questa frase l'ha detta nel 1998. Io è dal 1998 che prima di addormentarmi ci penso. La frase è la seguente: comunque ragazzi, ricordatevi che in quanto registi il vostro primo dovere è di difendere il congiuntivo. E se ne va. Che vuol dire che devo difendere il congiuntivo? Ho passato questi 15 anni a ragionarci. Io ho una mia ipotesi, non so se è quella d'Andrea, ma ve la dico perché Andrea non c'è. La mia ipotesi è questa: il congiuntivo, da un punto di vista grammaticale, è il tempo dell'ipotesi, è il modo dell'ipotesi. Cioè, che cosa vuol dire? Che attraverso il congiuntivo tu fai delle ipotesi. Se mi trovassi in questa situazione, se fossi nei suoi panni, se accadesse questo. Quindi che cosa succede? Pensi il possibile, pensi quello che non c'è, fai appunto delle ipotesi. È per questo che è gravissimo che il congiuntivo stia sparendo. Come è gravissimo i tweet, mi dispiace, 143 caratteri è poco. È poco. Io credo che il pericolo maggiore che corriamo oggi è una atrofizzazione della capacità di attenzione e della capacità di fruizione. Nel senso, tutto il mondo sta andando verso la velocità, verso lo spot, verso la frase sintetica. Ma io credo che il grande rimosso sia la morte e il senso del limite. Cioè, tutto oggi va a dirti in maniera surrettizia che tu sei onnipotente, che tu puoi stare dappertutto,
Se tu guardi le pubblicità alla televisione, sono sconcertanti. C'è una pubblicità che dice: vai tranquillamente a cena con la tua fidanzata per il vostro anniversario, tanto sul tablet ti guardi la Roma. C'è questa idea che io non mi perda niente, io sto dappertutto connesso con qualsiasi cosa. Ma dietro questo c'è il rimorso della morte, nel senso, noi abbiamo dei limiti. Perché invece ci vogliono convincere, appunto, che non ci sono limiti, che tu puoi stare dappertutto, che puoi fare debiti per tutta la vita, che puoi fare debiti per tutta la vita. Faccio Robert Mitchum, un po' di John Ford, un goccettino di Pinter, che c'è sempre bene, e poi passiamo alla mistica. Tra tutte queste figure comunque eccellenti, da tutti questi concittadini ideali che tu hai citato, da Camilleri agli anonimi, a Meister Eckhart, Sofocle, Mitchum, John Ford, eccetera, c'è un fil rouge, c'è un leitmotiv secondo te che li accomuna e per il quale evidentemente hanno catturato la tua attenzione, la tua sensibilità? Secondo me la capacità di ascolto e la mancanza di ego. Cioè, in qualche modo erano persone che ascoltavano in continuazione, che erano sempre non concentrati ma attenti. A proposito di Camilleri, c'era questa cosa che io non capivo, che lui per venire in accademia prendeva un autobus, quindi faceva, non so, mezz'ora di viaggio. Tutti i giorni, quando c'era lezione con Andrea, lui ci raccontava una storia bellissima che gli era capitato nel viaggio. Io non ci potevo credere, nel senso, io per arrivare in accademia prendevo un treno, una metro, un tram e non mi succedeva mai niente. Eri concentrato su te stesso. Perché forse, io ero concentrato, io stavo con la testa bassa. Botta de mistica, veloce, veloce. Iniziamo col cristianesimo ortodosso. Adesso invece voglio indagare una questione che riguarda il cristianesimo, no, che tu hai anche toccato. E noi abbiamo aperto la nostra chiacchierata adesso dicendo quanto sia importante l'utopia intesa come ideale da avere nella propria vita e da tentare di raggiungere, no? E poi invece hai fatto un'affermazione, non so se è contraddittoria, a me sembra da tale, nel caso tu me lo smentisci, in cui il cristianesimo ti sembrava troppo ideale da poter essere raggiunto, e quindi qualcosa di irrealizzabile, quindi per questo che ti creava distanza, ti creava un senso anche di impotenza. Ora io dico una cosa, io ho una simpatia devastante per il cristianesimo. Fondamentalmente sono cristiano, fondamentalmente. Solo che il cristianesimo è una via impossibile. Cioè è una via, la via del figlio del falegname, che non è Pinocchio, è troppo difficile. È troppo difficile. È una via stretta. Almeno non chiamiamoci cristiani. Almeno questo. Se sei cristiano, il profugo siriano lo devi piare a casa tua. Perché se quello buffa e tu ne dai da mangiare, da bere, non l'accogli, non sei cristiano. Se tu c'hai soldi e c'hai una casa di proprietà, non sei cristiano, perché è più difficile per un? No, è un errore di battitura, per un camallo, non cammello. Che vuol dire un cammello che passa la cruna del lago? È un errore di battitura. Il camallo sono i cavi grandi dei porti, quindi è più difficile per un camallo entrare nella cruna del lago che per un ricco andare nel regno dei cieli. Sta cosa del cammello, ma tu te lo vedi il cammello per un camallo? Quella è una provocazione, nel senso che tutti pensano che i modelli, molti pensano, non tutti, che i modelli siano qualcosa di a noi vicino. Il modello è tale perché è impossibile da raggiungere. Cioè, perché San Francesco è esemplare? Proprio perché è quasi irraggiungibile. Perché la capacità di perdono di Gesù Cristo ci commuove? Perché è quasi sovrumana. Allora, quello che io ho detto, non riempiamoci la bocca affermando che siamo cristiani perché andiamo a messa, facciamo una donazione ogni tanto. La via del cristianesimo è una via difficile. La via del cristianesimo è una via difficilissima, non la si può prendere a cuor leggero, non si tratta di rispettare due o tre obblighi dottrinali, si tratta di amare il prossimo tuo come te stesso. Allora, se ogni tanto facessimo mente locale su queste parole e su quello che richiedono, allora capiremmo che non si può per me dire che sono cristiano. Poi d'accordo. Per me quella via, che è una via di compassione, di incontro con l'altro, è l'unica da seguire. L'unica da seguire, certo. O qualsiasi religione che parli di apertura. Ecco, il concetto fondamentale è l'apertura. Un anno bella aurora.
so, te l'aspetti, adesso ti alzi e te ne vai, che il teatro non sopravviva ma viva. La solito motto con cui si chiude. Io vorrei sapere, ma me ne dici uno tuo? Oddio mio, questa è una cosa terribile. Del motto che è lo slogan. No, 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 no. Non ti posso intrappolare in uno slogan, dice non mi intrappolate in uno slogan. Così no. Ma questo guardare oltre, secondo me... È quello che stai vivendo adesso. Sto vivendo adesso, okay. È una cosa che penso che sia importante. Quindi vai oltre. Oltre. Okay, andiamo oltre il motto. La vostra reazione a questo, se volete reagire, se volete proporre un contromotto, non lo so. Che il teatro viva. Non solo che viva, ma che sia vivente. Vivente oggi, domani, sempre nel presente. Attivo, pezzo di società, pungolo, stimolo. Così è vivere, altrimenti appunto è sopravvivere, ma il teatro o vive o muore, non può sopravvivere. Che cos'è interessante del teatro? Perché il teatro ha a che fare probabilmente con una verticalità e perché il teatro è collegato spesso alla manifestazione dell'invisibile, a tutte queste cose qua? Se tu ci pensi, un'attrice dice un testo di Euripide. Il testo è di Euripide, però lo dice quell'attrice, che ha una certa voce, un certo vissuto, un certo passato. Quindi chi è che sta parlando? L'attrice? Sicuramente, però il testo è di Euripide. Aggiungici che c'è un regista, che magari consiglia il movimento. Chi è che sta parlando? Il regista che ha dato il movimento? Il testo? L'attrice? Considera che c'è il pubblico. Lo spettacolo si svolge nella mente dello spettatore. Allora chi è che parla? Parla una terzità, un terzo, che non c'è, che è di più della somma dei singoli parlanti. È per questo che il teatro, se tu accetti che ognuno è autore di una parte della comunicazione, il teatro è un narratore multiplo e lui, chi dice la parola non c'è, perché è una terzità che non c'è. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Che Teatro Fa. Queste le previsioni meteo teatrali per la prossima settimana. Al nord, tempestosi, repentini e inaspettati svelamenti si abbatteranno sulla città di Torino, dove dal 17 al 20 novembre al Teatro Astra andrà in scena La storia di Edipo. Due spettacoli in uno, Edipo Re con la regia di Andrea Baracco ed Edipo a Colono, diretto da Glauco Mauri. Provocheranno entrambi emozioni cicloniche e schiarite catartiche nel racconto della tragica vicenda dell'uomo alla ricerca della conoscenza e della verità. Decisamente più serena la situazione metateatrale al centro, dove dal 15 al 20 novembre al Teatro Vittoria di Roma Alessandro Bergonzoni scalderà la platea con Nessi, 14° spettacolo da lui scritto e interpretato. I libri non si leggono tra loro. L'artista bolognese, al centro di una cosmogonia comica e circondato da una scenografia prematura, eleverà le temperature teatrali tendendo i fili per collegarsi con il resto del pianeta ed espandersi e toccare le alte atmosfere. Estremamente variabile invece la situazione drammaturgica al sud e nelle isole. In particolare al Teatro Massimo di Cagliari, dove dal 17 al 26 novembre andrà in scena Donne che sognarono cavalli di Daniel Veronese, con la regia e l'adattamento di Roberto Rustioni. In un'atmosfera allo stesso tempo mutevole e tragicomica si alterneranno turbulenze emotive che porteranno inaspettatamente a un sereno catartico. Una soleggiata comicità infine investirà il Sud Italia, dove Fausto Paravidino porterà in scena lo spettacolo Super di Ferenc Molnár al Teatro Bellini di Napoli dal 22 al 27 novembre. Scrosci di risate caratterizzeranno questa barzelletta teatrale che con una scrittura lieve, moderna e ritmata provocherà veri e propri colpi di calore emotivo nella consapevolezza che il tratto essenziale della società dipinta, cioè quella del 1930, è proprio come oggi la corruzione.
Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store, dall'App Store del vostro smartphone, l'app ufficiale di TV 2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come quando vorrete. Non perdiamoci di vista.